Se siete ballerini, queste cose vi faranno arrabbiare. Se non siete ballerini, è bene essere informati. Benvenuti su Danza con Joe. Oggi un argomento un po' cattivello. Ecco, chiamiamolo cattivello perché in realtà quanti di noi, onestamente, hanno visto un bel film di danza e da quello si sono ispirati ad iniziare un vero e proprio corso? Tantissimi di noi, sia da piccoli che da grandi, ovviamente. Più avanti questo mese vi parlerò di alcuni film di danza che vale la pena di vedere. Oggi, nello specifico, andiamo a vedere tutti quegli stereotipi odiosi che ci sono quasi sempre in tutti i film di danza, o almeno io mi riferisco ovviamente ai film un po' trashini di danza, quelli che c'è proprio la moda del film di danza con lo solito schema e via dicendo, e la stessa cosa vale per le serie TV. Vi avviso che sono tutte cose che, diciamo, nei film vengono dipinte come una specie di regola nel mondo della danza, ma in realtà che non sono effettivamente delle regole, ma sono delle eccezioni, cioè ogni tanto sono cose che succedono, ma non è una regola fissa. Fatta questa premessa, cominciamo. Il primo stereotipo che è palese, palesissimissimissimo, i disturbi alimentari. Nei film di danza pare che tutte le ballerine abbiano disturbi alimentari, oppure c'è quella, l'eccezione che conferma la regola, che mangia come un bufalo, ma in realtà rimane magra. No, tutti noi del mondo della danza stiamo cercando di combattere questa cosa, questo stereotipo della ballerina che deve essere anoressica per forza, per poter ballare, per poter essere presa in compagnia e via dicendo. Purtroppo c'è da lottare ancora un bel po', ma non è la regola, anzi, capita, purtroppo capita, ogni tanto c'è l'eccezione, perché ovviamente essendo sempre a confronto con gli specchi, purtroppo siamo soggette in un certo senso a questo tipo di disturbo, ma non è la regola, anzi, al contrario, nel mondo della danza comune, quindi non nelle compagnie e via dicendo, è anche piuttosto raro che succedano queste cose, salvo che non si venga spinti a farlo da un agente esterno, ecco. Un'altra cosa che è molto comune nei film di danza è il maestro di danza, cattivo e bullo. Poi vabbè, le motivazioni variano da film a seconda della trama, però molto spesso mi è capitato che ci fosse il maestro di danza che così a caso bullizza normalmente la protagonista sfigata, povera, che è l'ultima arrivata e via dicendo, con cose del tipo non ce la farei mai, non arriverei mai da nessuna parte. Però in maniera violenta, cosa che normalmente, ripeto, non succede in una scuola di danza. Vi parlo da insegnante di danza e non mi verrebbe mai in mente di dire a una mia allieva: non ce la farei mai, non arriverei mai da nessuna parte. Cose di questo tipo, oppure la cattiveria proprio del maestro di danza che sbagliano tipo un ditino di esercizio e glielo fa rifare da capo. Nelle realtà professionali sono cose che capitano, ma c'è un motivo, magari è un'esecuzione di una coreografia che va portata in scena in tournée. Ci può stare che uno si insista sulla sincronia, però l'esercizio alla sbarra, anzi, a maggior ragione nei luoghi di professionisti, normalmente è una cosa che non succede. Un'altra cosa che non sopporto e che fuorvia, vabbè, insomma, tantissimo dal mondo comune della danza è il talento senza impegno. Faccio una piccola digressione. Il talento senza impegno esiste. Sotto certi aspetti ci capita molto spesso di trovarci davanti una ragazzina, magari anche già grande, che non ha mai fatto danza, ma che ha le gambe qua, che si piega in due con la schiena, che ha un collo del piede assurdo, ma quello non è talento, quelle sono doti fisiche naturali che una persona può avere o non avere di natura, appunto. Ma è implausibile che una ragazza autodidatta, cioè che si fa la danza a casa da sola, sia al pari o addirittura superiore rispetto a persone che studiano da anni, tutti i giorni, quella data materia. È veramente una cosa da film, perché è una cosa che nella realtà non succederà mai, o meglio, potrebbe succedere, ma non mi è mai capitato di vedere nemmeno da terzi una situazione di questo tipo. Un'altra cosa che non sopporto dei film di danza succede spesso, soprattutto nei film di danza classica, ma anche nei film dove c'è di mezzo un concorso, cose del genere. La ballerina, che magari è la classica protagonista poveraccia che è arrivata al successo così, che di punto in bianco, tipo il giorno dello spettacolo, il giorno prima dello spettacolo, se ne va, oppure arriva in ritardo, oppure succedono cose che la portano a non presentarsi nel momento in cui si deve esibire, e poi torna e trulla trulla si infila il tutù, si infila il suo costume e si esibisce in una situazione professionale. Questa è una cosa che non succede. Potrebbe
potrebbe succedere in una situazione di dilettanti perché ci sono di mezzo altre cose, cioè il valore del saggio di danza non è lo stesso di uno spettacolo che viene portato in tournée e pagato. Difficilmente un professionista non viene sostituito e soprattutto difficilmente un professionista il giorno dello spettacolo cambia idea e poi la cambia di nuovo per poter entrare in scena, perché tutti noi sappiamo qual è l'impegno che ci vuole per fare uno spettacolo e quindi è improbabile. Un altro stereotipo bruttissimo, al pari di quello dei disturbi alimentari, che purtroppo c'è ancora in alcuni film un po' datati magari, ma anche nei film oggigiorno, è il ballerino omosessuale, ma omosessuale inteso proprio in maniera pesante, quindi stereotipata da matti, dove ha delle tendenze estremamente femminili, che adora i tutù, adora rosa e i vestiti. Ragazzi, siamo un po' stufi di questo stereotipo che c'è all'interno del mondo della danza, non ne possiamo più, quindi basta, non inseriteli più. Inseriteli però in maniera realistica piuttosto, non in maniera stereotipata, perché altrimenti è ovvio che la danza maschile venga così tanto sottovalutata rispetto ad altri sport. Un'altra cosa che c'è in tanti film di danza, datati e non, è la maestra di danza frustrata. Questa cosa me l'ha fatta notare mia mamma, però è vero che molti film di danza, soprattutto quelli dove c'è il teatro con l'insegnante centenaria e cose del genere, dove l'insegnante di danza normalmente è frustrata, quindi che fuma in aula, con sufficienza corregge, con sufficienza valuta le varie cose, frustrata perché magari lei ha dovuto interrompere la sua carriera di ballerina, oppure perché ha fatto un infortunio che le ha impedito di proseguire con la carriera, oppure perché si rivede magari nella ballerina ribelle che si trova davanti e va di pari passo con il maestro cattivo e bullo, però lei è palesemente frustrata. E non è vero, perché noi insegnanti di danza non siamo tutti frustrati, qualcuno probabilmente sì, ma noi no, comunemente no. In ultimo, proprio la crème della crème di questi stereotipi, che purtroppo viene preso di ispirazione molto spesso per trovare la scusa per smettere danza, l'infortunio gravissimo. Nei film viene dipinto anche una semplice minima lesione o una minima slogatura come l'infortunio che rovinerà la tua carriera. Ragazzi, se conoscete dei ballerini sapete che noi non ci fermiamo davanti a niente, a meno che non ci si paralizzi metà del corpo. Noi andiamo avanti a ballare e a volte ci sono degli esempi molto palesi, molto famosi di ballerini che nonostante determinati problemi fisici vanno avanti a ballare. Quindi è implausibile che una ballerina che è arrivata a diventare una professionista smetta di ballare perché si è slogata una caviglia. Cioè, poi si riprende e va avanti. Ogni corpo di ballo è dotato di un fisioterapista, di professionisti del settore che danno dei consigli proprio per evitare che debbano interrompere la carriera, perché la carriera del ballerino già non è semplice raggiungerla, se poi si interrompe così per un infortunino, non ha assolutamente senso. E dicevo che purtroppo viene presa di ispirazione da molti dilettanti per trovare la scusa per dire vabbè, smetto perché ho un malino al ginocchio, smetto perché ho un malino cronico al polso, cose del genere. E capita, purtroppo capita, però conoscendo tanti ballerini ed essendo io stessa una ballerina, nemmeno con un arto rotto tu smetti di ballare se ti piace veramente farlo. Detto ciò, penso di aver finito questo elenco. Io ho continuato a ridere perché sono cose con cui io entro in contatto tutti i giorni, gli argomenti che vengono trattati, il mondo della danza, ma queste cose io personalmente le ho viste molto raramente o addirittura mai nella vita. Fatemi sapere se voi invece conoscete persone, terze parti o se di vostro vi è capitato di conoscere persone che hanno avuto a che fare con questi problemi, oppure scrivetemi altri stereotipi che ci sono nei film di danza che non sopportiamo. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un likeino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con il prossimo video con Preferiti di Joe il 13 di maggio. Invece ci vediamo con il prossimo Danza con Joe il 17 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!